Salve gente, sono Larus, eccomi qua su Deus Ex Human Revolution, nell'ultima puntata. Ce l'ho lasciate qui in... No, perché parlo tanto? Un peluche! Cosa ha fatto? Non lo so, comunque, nell'ultima puntata ce l'ho lasciate qui su Deus Ex Human Revolution, che stavo prendendo lì i dati di un certo Windmill, un olandese, non so chi è, che cosa fa, che cosa ci fa qui appunto. Vediamo di fuggire da qui. No, di qui di sicuro no. Posso tornare da dove siamo venuti, passando qua dietro, è molto più semplice magari. E ok, vediamo di fuggire al più presto. Bene. Prendendo l'ascensore. Prima l'abbiamo fatto in una maniera troppo epica. Quindi chissà se riusciamo a uscire anche in maniera altrettanto epica. Dobbiamo andare lì. 105 metri. Ecco. Jensen, un piccolo dettaglio prima di entrare nel live. Il nome del proprietario è Tong Si Hang. Tong è il cognome. Stando alle voci, dovrebbe essere della triade. I signori della mafia cinese. Che meraviglia. Non potevo chiedere di meglio. Merda, dobbiamo qualcosa di fuggire. prezioso sull'hard disk. Scommetto che lo protegge con una password. Dobbiamo fuggire da qui. Quindi dobbiamo andare a live. Live. Dovrebbe essere un locale, se la mia memoria non mi inganna. Però a quanto pare è lì che uscite di qui. Sa che hai ragione. Il comandante per cena si mangerà le nostre teste. Oh, ma che cazzo? Che cazzo di volo hai fatto? Che volo hai fatto? Le persone non volano così. Ma che cos'era? Che cos'era? Comunque violiamo. Oddio, ok. Vediamo un po' che cosa si nasconde qui. Dai, muoviti. Dai, 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 dai,
Bene. Oh, sangue. Cosa è successo? Hugh Darrow. Ah, Hugh Darrow non era quello lì che abbiamo incontrato nella ultima puntata. Che cosa c'è qui? Ma perché trovo sempre cose strane? Io devo andare a live, non fare tutte queste minchiate. 30.000 RAM, riempimi di... Dai. Accesso consentito. Perché ce la faccio sempre sotto i 5 secondi? Qui che cosa c'è? Chip di credito. Minchia, quanti soldi! Quindi... Ma che cazzo ci faccio in un bagno? Devo andare a un locale! Oddio! Merda, gente! Perché non riesco a andare dritto per dritto mentre faccio tutte qui? Quindi... Dai, dritto per dritto! Non era niente, sta tranquillo. Tranquilli. Sì, sì, non sono affari miei, me ne vado subito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene. Ok, quindi dobbiamo andare adesso al live. Eccolo qui, dovrebbe essere questo live. No. Sembrava un locale. Tu vattene. Cioè, non vedete che una persona sta passando in mezzo alle strade? Oddio. Sì, Olaiwa. Oshawa. Mio cugino, hai ragione, mio cugino. E dove bisogna andare? Qui, ecco.
The Hive, eccolo. Ah, Koigan District. Andiamo lì. Continuiamo a camminare intanto che continua a sorseggiare. Bene. Dio, quanto è lontano. È questo? No. Tutta pubblicità di sto Hive. Dov'è? Questo? Nicolas non paga mai a Live. Conosce uno dei videoclub. Minchia, che bassi. Che Live è il posto dove andare da questa parte. Sì. Sto live, quindi. Dai, fammi entrare. Da dove arrivate voi? Veniamo da Parigi. Stai cercando guai? Pessima idea. Metti giù quell'arma e parliamo. Come si mette giù l'arma? Ecco così. Guarda. Live è un club riservato, l'Hawaii. Senza la tessera non posso lasciarti entrare. Stai dicendo che devo pagare per entrare in questa bettola? Abbiamo una reputazione da mantenere. Non posso far entrare chiunque. Solo quelli che pagano. Niente soldi, niente festa. Vuoi entrare o no? No, mille crediti, io non te li pago. Magari. Cazzone. Ma... Ok, affari tuoi. Ripassa pure a trovarmi quando cambi idea. Se Deus Ex mi ha insegnato una cosa, che ogni cosa la puoi fare in maniere diverse. Diverse. Possiamo picchiare sto qui e entrare. Possiamo trovare un'altra alternativa per entrare. Possiamo pagare. Non possiamo persuaderlo, a quanto pare. Tu che cazzo ci vai qui, vattene? Vediamo un po' se c'è qualcosa qua dentro. Ah, mio cugino. Pure vediamo un po' se c'è qualche altra strada. Qua dietro che c'è? Niente. Ah no, le fogne, io non ci voglio andare, le fogne sono troppo fognose. Quindi non lo so, andiamo nel retro, vediamo se c'è qualcosa. Ah, questa ragazza qua è persa. Oh oh. Oh, condotti d'aria, vi amo io. Oh, sono entrata dentro live. Sono entrato nel live. Visto? Neanche pagare un soldo. Non come Psycho Rabbit. Niente, quindi continuiamo ad andare. Oh, ciao tu, che cazzo ci fai qui? Vediamo un po'. Sì, bella. Wow. Prendermi in giro. Il proprietario del club più famoso di Anxia avrebbe il suo ufficio in un seminterrato puzzoletto. Parliamo con questo qui. Piace qualche cosa in particolare? Ma chiediamo di Tong. Sto cercando Tong. Tutti cercano Tong. Prova nella sala VIP, al piano di sopra. Proveremo nel piano di sopra, Bobby Bao. Ho perso il palmare. Dove l'hai perso il palmare? Ok. Tu sei Tong. Lavori qui? Sì. Diciamo di sì. Bene. Devo vedere il tuo boss. Ah, sì? Beh, spiacente, Guaino. Ma Tong Si Hong non riceve visite oggi. Senti, non ho attraversato mezzo mondo per sentirmi dire di no. Fai un favore a entrambi e dimmi dov'è. Se no, ti incazzi e sfondi qualche parete con quegli innesti che ti ritrovi. Questo posto non si chiama Alveare per nulla. È pieno di api operaie pronte a fermarti in qualsiasi momento. Comunque, che vuoi tu dal signor Tong? Cerco un tizio. Uno specialista informatico, Harry Van Bruggen. Lo conosci? Mai sentito. Ti ha fregato la ragazza? Ti deve soldi? Ha mandato all'aria un lavoro e ora fugge dalla gente che l'ha ingaggiato. Ma tu lo sapevi già, perché un uomo come il signor Tong non assume idioti. Ed è qui che vengono quelli come Van Bruggen quando hanno bisogno d'aiuto. Smettila di farmi perdere tempo e portami da Tong. Guarda che è il contrario, ragazzo. Tu sprechi il mio tempo. Van Bruggen è un giocatore di serie B. Tong sa chi è, ma non gli importa. Ha ben altro di cui preoccuparsi.
Oddio, ha una personalità molto strana. Circoscrivi. E ti aspetti che ci creda? I pezzi piccoli non attirano così tanta attenzione. Non hanno dei soldati Beltower appostati davanti a casa loro. Van Bruggen ha ereditato un pezzo grosso. E dubito che Tong ignorerà una cosa del genere nella sua città. Sei più intelligente di quanto sembri. Sì, Tong controlla le cose da vicino. Come dici tu, non è stupido. Van Bruggen è la novità del momento, in città. Sì. Ma nessuno a Ensha vuota il sacco con un forestiero. Specialmente se guaino. Non sai come funzionano le cose da queste parti. Ha una personalità alfa, attiviamo i ferormoni, placa. La vedi quella guardia laggiù? Se vuoi ingannare il guaino, ti conviene addestrare meglio i tuoi uomini. Basta guardarlo per capire chi sei veramente, signor Tong. Che ne dici di spostarci da qui? O vuoi rivelare a tutti cosa nascondi? Ah, scacco matto. Ok, ok. Ti aspetto nel mio ufficio, nel seminterrato. Ti lasceranno passare. Sono un figo. Potenziamoci. Ok, ok. Non so cosa potenziare. Non so che cosa farmi potenziare. Soppressione bagliore, no, è abbastanza inutile. Magari potrei tenermeli da parte per potenziare qualcosa. No. Sì, magari potenziare qualcosa su furtività. Sì. Andiamo giù nel seminterrato allora. Come vuole Tong, dritto per dritto. Strano sto Tong. Una persona del genere conoscendo nella realtà mi darebbe abbastanza fastidio. Ecco. Portiamo anche come regalo a Tong, che lui si teletrasporterà da su a giù, ovviamente, un cestino di immondizia, visto che io sono un magnanimo. Ecco Tong. Ok, finalmente un po' di privacy. Facciamo che prima mi dici per chi lavori e poi decido cosa dirti su Van Bruggen. Industrie Sarif ti dice qualcosa? Industrie Sarif? Quella compagnia americana che tempo fa è finita sui giornali. Siete ancora in affari? Non dovremmo. Guarda le notizie. Le società di biotecnologia cadono come pere in questi giorni. Specialmente quelle che producono innesti. Van Bruggen è nelle unità di Alice Garden. Capsula 301. Tala per ratti, ma può tornare utile. E mi raccomando, lascialo nelle stesse condizioni in cui lo trovi. Altrimenti? Fatti tuoi. Ma quegli innesti che ti ritrovi potrebbero finire ad addobbare qua. Dio. Una volta si facevano lì, come si chiama, traffico di organi. Oddio, che cazzo hai fatto? Traffico di organi, ora si fanno traffico di... Ora volevo lasciartelo questo qui come ricordo. Ecco. Bene. Guarda il tuo cestino dei rifiuti. Tanto qui... Oh, che c'è? Palmare. Oh. No, forse è meglio... Così... Posa il fucile. G. Ecco. G. Oddio! No, oh, cazzo. Ho fatto una cazzata. Malik, avevi ragione. Tong sta aspettando Van Bruggen. L'ha nascosto nelle unità di Alice Garden. Lo sapevo. Un hacker capace di penetrare firewall avanzati sarebbe una grande risorsa per la triade. Anch'io sono alle unità, Jensen. Ti creo qualche interferenza? No, è inutile che rischi. Vado sul posto ora. Bello che inizio campagna ho detto non ammazzerò nessuno, lancio la granata a caso. E per fuggire... Oh, riesco a... Ok. Oddio. Cadavere? Cosa ha fatto questo poveraccio? Oddio. Rate di fuoco. Ah. Bene. Quindi è H? Sì, era H il tasto.
L'ignoranza fa male. No. Cosa ci faccio nelle fogne? Hive. Oh. Gas. Già che comunque io c'ho anche l'innesto antigas, potevo passare però. Ah, un muro. Possiamo sfondarlo col nuovo innesto. Guardate che figata. Visto? Io sono un alfa, posso tipare quanto mi pare. Quindi ecco tutti i virus nuke possibili, immaginabili. Ah, abbiamo riattivato la valva. Comunque noi possiamo passare. No, scherzavo. Non possiamo passare. Mi ero dimenticato, forse mi sono confuso con la mia partita del PG principale. Tisti ratti. Non piacciono i ratti miei. Fanno schifo. Saltiamo su. Oh, un altro muro. Dai, sfondiamo. Ralph, fa tutto! Bene. Kit Praxis. Quindi potenziamoci, visto che abbiamo due kit. Se ne assistite. Se attraverso le pareti, no, non me ne frega. Potenziamento di furtività, sì. E ok, quindi... Eccoci qui. Andiamo su. Perfetto. Jensen, però cazzo, tu c'hai dei bracci potenziati, potresti salire un po' più velocemente. E c'è che... così lentamente. E boh, io non so dove mi ritrovo, tu chi sei? Tu volere meglio di città? Questo posto giusto. Guarda tu stesso in computer. Ah. Ah, un coso... qui posso comprare delle cose, vediamo. Appuntamento laser, no. Lanciarazzi, tutte queste cose qui, balestra. No, non mi interessa. Posso venderti però virus nuke. Tanti. Worm. Un vino. Giusto perché sono una persona magnanima. Basta, indietro. È una granata MP, giusto perché. Fortuna e gloria a te. Grazie. Non è che questa volta puoi farmi un piccolo sconto. Mi spiace, ma sono finiti a un bordello. Ah sì, molto probabilmente. Quindi andiamo dove dovevamo andare. Ci siamo già persi troppo tempo nelle fogne. Quindi. Capito. Ok. E quindi è lì la strada. Perfetto. Qui. Alice. Alice, Court Garden. Ok. Muoviamoci. No, qui non dobbiamo andare. Oddio, che strada, dov'è? Dov'è? Dove devo andare? Qui forse. Sì, è l'unica strada. Ah, comunque il potenziamento che ho preso praticamente rileva i passi. Rileva l'area in cui si sentono i miei passi. Vedete attorno a me nella minimappa che c'è un'area. Jensen, noi... me ne stavo andando. Cosa ci fai qui, Malik? Ti avevo detto che ci avrei pensato io. Lo so, io non ho fatto nulla. Devi credermi. Van Bruggen è tutto tuo. Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Che succede? Che ci fai tu qui? Non è niente. Insomma, una ragazza potrà avere qualche segreto. Cazzo stai dicendo? Noi ferormoni non li utilizzo perché lei, se vi ricordate, all'inizio ci ha detto che è una ragazza che ha gli innesti cerebrali, quindi utilizzo incoraggio. Ma certo, questo vi rende più interessanti. Ma se la ragazza in questione è il mio pilota, nonché il mio biglietto per andarmene da qui, preferisco una relazione più aperta. Hai ragione. Sono felice che tu sia d'accordo.
Ma non hai ancora risposto alla mia domanda. E va bene, visto che sei così curioso. Molti anni fa vivevo qui, te lo ricordi? Avevo un'amica, una carissima amica, Evelyn. Era come una sorella per me. Insieme ci divertivamo un casino. Poi c'è stato un incidente. Lei è morta. Mi dispiace, Malik. Aspetta, Jensen, fammi finire. Pensavo di aver superato questa cosa, ma lo so che non è stato un incidente. Lei è stata uccisa, assassinata, da quel bastardo del suo ragazzo. Ne sono sicura. Ho sempre saputo che era un poco di buono, ma lei non ha mai voluto ascoltarmi. Calmati, Malik. Se la tua amica fosse stata assassinata, la polizia l'avrebbe scoperto. Ci sarebbero state delle indagini. Appunto, non ci sono state indagini. Hanno detto che era caduta dalle scale, come se fosse stato un incidente. Ma le sue ferite, il modo in cui è morta, non quadrano. Le prove sono qui, nell'esame delle tracce di sangue. Le tracce di sangue? Hai letto il rapporto della polizia? Sì. Un amico me ne ha lasciato una copia in un'unità. Ascolta, so che ti sembrerà una pazzia, ma penso che abbiano insabbiato tutto. Devo soltanto provarlo. Se riuscissi a mettere le mani sul rapporto dell'autopsia, quello che nessuno ha mai visto, troverei la verità. Solo che... Perché ho la sensazione che mi caccerò nei guai? Senti, Jensen, mi dispiace. So che la nostra priorità è Van Bruggen. E so di averti detto di essere in grado di badare a me stessa. E solo che... Più ci penso e più mi rendo conto che non è vero. Io sono soltanto un pilota, non un dannato poliziotto. Però devo scoprire la verità. Accettiamo, dai, che è la nostra amica. Ok, ti aiuterò. Cosa vuoi che faccia? Il mio contatto lavora alla LIMB. È un tecnico sistemista e credo abbia accesso al loro database. È disposto a consegnarmi una copia del rapporto dell'autopsia di Evelyn. Allora vuoi che mi incontri con lui e prenda il rapporto, giusto? Sì, ma te lo darà solo se pronuncerai una frase precisa. Vita e morte danzano in un gioco di appuntamenti. Lui allora risponderà: ricchezza e onore sono doni del cielo. Cazzo, Malik, mi sembra di essere in un film di spionaggio di serie B. Lo so, sta solo cercando di proteggersi. Non ho mica scelto io le frasi. Tu accontentalo e cerca di ricordarti la tua parte, ok? Lo troverai nell'ingresso della clinica Limb di Anxia Bass. Questo tizio ce l'ha un nome? Non che io sappia. A quanto pare vuole che lo chiamiamo soltanto Anonimo X. Non dire niente, per favore. Anonimo X. Ok, c'è altro? Sì, prima che mi dimentichi, tutto quello che riguarda la morte di Evelyn, articoli di giornale, rapporto della polizia, dettagli della LIMB, si trova tutto nell'unità 009 qui all'hotel. Dovresti leggere questi materiali, se possibile. Unità 9, ho capito. Ora devo andare. Contattami quando avrai qualche novità e... Grazie. Apprezzo davvero quello che stai facendo, Jensen. Ok, vediamo che possiamo fare. Però prima dobbiamo andare da Van Brugger. Andiamo da Van Brugger. Qui sopra. Ah, dobbiamo prenderlo vivo, sennò faranno un bel viaggio i nostri innesti. Vediamo. Ah, questi qua sono tipo gli hotel che si trovano in Cina, in Giappone, che ha box. Buongiorno. Fuori dai piedi. Non sei il mio tipo. Non è una visita di piacere, Van Bruggen. Ha a che fare con te e i tuoi amichetti di Detroit. Detroit? Ah, ok. Ora mi ricordo. Lavori per Sarif. Eri lì quando ho staccato la spina. Quindi c'eri tu dietro tutta l'operazione. Luck, amico. Soltanto luck. Peggior scelta della mia vita, accettare quel lavoro, come puoi ben vedere. Hai attaccato la mia gente, Windmill. Se vuoi uscirne vivo, ti conviene dirmi cosa sai. Accuccia, bello. Non ho nulla a che fare con quella troia integrata che mi ha ingaggiato, specialmente da quando ha deciso di eliminarmi. La donna che cerchi è Zhao Yuntu, direttore generale della Tai Yong Medical. Tai Yong Medical? Sono i maggiori concorrenti delle Sarif. E come credi che lo siano diventati? A Zhao non piace competere, capisci? Quindi usa hacker, ricatti ed estorsioni. Qualsiasi cosa pur di vincere. Senza offesa, ma Sarif è soltanto l'ultimo di una lunga fila. Hai in mano qualche prova? C'è un filmato di videosorveglianza nella torre Tai Yong. L'ho salvato su un server nel caso avessi avuto bisogno di una piccola polizza. Non è il posto migliore dove nasconderlo, considerato che non lavori più lì.
La faccenda è precipitata prima che potessi muoverlo, ma ora ci penserai tu. Ovviamente non puoi semplicemente entrare. Per usare la navetta della Tai Yong ti servirà un badge aziendale codificato con i tuoi dati biometrici. Ma porca puttana! Ora mi dirai dove trovarne uno. Ehi, mai essere impreparati. C'è una guardia della sicurezza appassionata di femminucce. Alloggia all'hotel Longhua, ultimo piano, stanza angolare. Fa irruzione, ruba il badge mentre gioca al dottore e riportamelo per codificarlo con i dati biometrici del tuo passaporto. Ero lì quando hai ammazzato quella talpa, Van Bruggen. Perché dovrei fidarmi? Non hai altra scelta se vuoi quel filmato. Mettiti al lavoro, mascellone. E non distrarti troppo a guardare le porcate. Ok, andiamocene. Non mi sta tanto simpatico Van Brugger, anche se è un olandese, meglio olandesi stanno simpatici. Bello. Andiamo. Oh, andiamo sempre avanti e indietro, però in Deus Ex. Bene. Oddio. Quindi andiamo a prendere i dati biometrici da sto tizio e da sto Caio. Quindi muoviamoci. Bene. Ok. Andiamo a da sto qui che non so che cazzo... questo pervertito. Via, quindi muoviamoci. 45 metri, 40 metri. Qui vicino. Comunque è strano tutte queste guerre qui dei... tra aziende, non le riesco a capire. Queste guerre di concorrenza per... uccidere persone per i soldi, ma a quanto pare c'è molto di peggio in questo mondo, gente. Quindi entro subito qua dentro. Ah sì, qua era dove ero uscito prima. Sì sì. Se fossi in te io non salirei. E io salisco, cioè salgo. Perché? Stanno litigando di nuovo. Già, sai che cosa significa? Io so tutto. Oh no, non dirmi che ho lasciato la borsetta da May. Sì. Sì, molto probabilmente. Te l'ho già detto! Non mi farò mettere degli innesti! Non per questo! I nostri clienti pagherebbero molto. Quindi è qua dietro? Oddio, devo hackerare, ma non c'ho abbastanza possibilità di hacking. Innesti e poi di andare a farsi una sega! Alcuni di loro già. May, hai un cliente. Datti da fare. No, scusa, devo passare. Ok, quindi... ah, un chip di credito. Il suo hotel dovrebbe essere lì, quindi facciamo alla... Batman! Batman! Ok. Sei stata fantastica, piccola. Oh, grazie, tesoro. Jensen, hai scoperto qualcosa? Sai che non mi piace rimanere al buio. Sì, ho trovato Van Bruggen. A quanto pare la Tai Yong Medical l'ha ingaggiato con i mercenari per destabilizzarci. La Tai Yong ha già la fetta più grossa del mercato di potenziamento. Perché usare Van Bruggen? Per conservare quella fetta. Forse riuscirò a dimostrarlo quando riporterò questo badge a Van Bruggen. Se ti serve aiuto, fammi sapere. Ok, abbiamo preso subito il badge e abbiamo fregato. Con una tattica molto in stile Batman. Potevo entrare dalla porta a creare, però non c'è hacking abbastanza alto. Lo so che potevate dirmi, Larus. Puoi prendere la tua. Il tuo fucilazzo e ammazzare tutti. Oddio, ma che cazzo è? Comunque, puoi prendere il tuo fucilazzo e ammazzare tutti. Lo so. Posso farlo. Però non è stile. Cioè, io posso fare più entrate alla Batman. Piuttosto che andare lì e ammazzare tutti. Io sono molto più scaltro, ecco. E questa qua, Amy Winehouse, è morta da
25 anni. No, 25. 15 anni. 15, sì. Se noi siamo nel 2025, 15 anni. Sì. Tu. Che palle però, ste strade. No, qui c'è un condotto d'aria che non ho scovato prima. Pazienza. La mia visita a Praga. Bella. Qui ah, una barretta Cyber Boost Pro Energy. Servono per aumentare la nostra energia degli innesti per poco. Torniamo dal nostro Van Brugger che è ancora qui, ovviamente. Sei tornato veramente. Come la mia fiducia nella razza umana. Divertente. Ecco la tessera magnetica. Dritto per dritto. E il mio passaporto. E ora codifica. Ecco, finito. Luccicante e biocodificato. Proprio come promesso. Dove trovo la registrazione? Su un server della sorveglianza nella torre Tai Yong. Ma quel badge ti porterà solo dentro la fabbrica della città bassa, con la navetta aziendale. E come faccio a raggiungere la torre da lì sotto? Non ho mai detto che sarebbe stato facile. Ascolta, la parte difficile è attraversare il pango. Ma sei un ragazzo in gamba. So che ce la farai. Ok. E una volta superato il pango? Raggiungerai la torre in questione. Il server che cerchi è nel computer centrale di sicurezza. Questi sono il login e la password. Ora, riguardo la mia ricompensa. The fuck? Cazzo, la Tai Yong! Mi hanno trovato! Forza! Voglio quel hacker morto! Devi aiutarmi, Jensen! Mi uccideranno! Per quale motivo dovrei farlo? Per favore, fratello! Io ti ho aiutato! Dammi almeno un'arma, così posso difendermi! Fucile a pompa, tieni. Come vuoi. Prendi questa e sparisci. Ok. Oh, grazie mille. Ti sono debitore. Bene, non volevo morto. Non volevo averlo morto, se no c'erano quelli. I cattivoni che si arrabbiavano con me. E i cattivoni non si devono arrabbiare con me. Quindi, dobbiamo uscire da qui. Ci sono 3000 uomini della Tai Yong. Quindi, non sarà assolutamente facile. Che mi ha assorbito completamente in questi giorni. Si riferisce al progetto Pancea, l'iniziativa globale congiunta che punta al risanamento del pianeta. L'ecosfera terrestre è in guai serie, Eliza. Ed è ora che la nostra. Scendiamo pian piano. Intanto tengo questo, non perché io ho paura che ci sia qualche incendio. Lo tengo perché se qualcuno mi sgama glielo tiro in faccia. Piano. Voglio sapere dov'è quel che cos'è stato. Via. Aspetta. Devo trovare un'altra alternativa per scendere giù. Oddio. Cosa ci fai qui? Muori, 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 muori. Muori, 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 muori. Oddio, 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 oddio. Oddio. Via. Oh, cazzo. Utilizziamo questo come base mobile. Ok. Ok. Merda. Merda. Ok. Ricordate?
Se una persona non ci riesce la prima volta, ci riuscirà la seconda. E tu nasconditi lì, bravo. Ok. Bene. Diamocene. Era legata esclusivamente al progetto che mi ha assorbito completamente. Oh, un muro distruttibile. Muori, muori, muori. Ecco, bravo. Ok. Ora però ce la farò a stanarlo. Ce la farà il nostro eroe. Oddio, come si faccia già a mirare? Ci serve una barretta Cyberprus Pro Energy. E sfondiamo il muro. Ok, via, 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 via. Scappiamo qua dentro. Via. Ok. Ce la faccio sempre comunque a scappare. Così anche li ho attirati tutti su nella trappola. Ok, sono comunque allarmati perché ne ho ammazzati due, ne ho stordito uno. Ho fatto tanti danni, poche parole. Ah, qua c'è qualcosa che porta qui? No? No? Ok, allora passiamo di qui. Nessun problema. Cioè, problemi ce ne sono. Se vi siete appena collegati, stiamo ponendo domande e cercando la verità. Interrompiamo le ricerche. Abbiamo guardato dappertutto, non c'è. Se siete appena collegati, stiamo ponendo domande e cercando la verità. Massima allerta. Interpretare qualsiasi coinvolgimento nelle riunioni segrete delle Nazioni Unite riguardo al dibattito sui poliziotti. Ecco quello che ho avuto da dire in proposito. La mia visita a Praga era legata esclusivamente al progetto che mi ha assorbito completamente. Sì, abbiamo capito che la tua visita a Praga era collegata esclusivamente al progetto. Oddio, aspettate! Vuoi serie, Eliza? Ed è ora che la nostra specie intervenga per sistemare la situazione. Il modo migliore per farlo è modificare la temperatura degli oceani con una combinazione di fertilizzante ferroso e regolazione di acqua. Visto qualcosa? Come è possibile in grado di sapere la verità? Non appena la base sarà completata. Ancora niente. Se volete sapere piano. Piano. Vattene. Oddio, 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 oddio. Ok, sono bloccato. Via. Via, 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 via. Oddio. Oh, come ce la faccio? Non è umano. Ok. Se sto qua riesco a ammazzarlo. Qui non c'è niente. Visto qualcosa? Non è qui. Massima allerta. C'è signore! Che cosa ci vuoi? Diamogli una lezione. Oh merda, meno di non ho notato. Fatti vivo, grassone di merda. Aia! Bene. Ok, tutti storditi. Corriamo, corriamo, corriamo. Qui. Veloci. C'è l'armente. Dai. Via. No, devo andare giù, non qui. Via, via, via. Ok, scappiamo. Merda. Questi dotti qui non mi piacciono. Passiamo. Ah, qua c'è un piccolo passaggio. Andiamo dove porta. Ah. Chip.
Via, 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 via. Fuggiamo. Oh no. Le bombe no. Ho un'idea. No, non c'ho nessuna idea, sinceramente. L'esplosione. Ok, via. Il posto è questo. Continuiamo a cercare. Non c'è sicuramente qualcuno. Ehi tu, ciao. Bene. Oh no. Elettricità, so come fare. Facciamoci il nostro passaggio. È indistruttibile questo. Credo di sì, ce ne possono bastare due effettivamente. Facciamo così. Aspettate. Boh. Così. Aspettate, c'è stata una tirata di lag. Così. Saltiamo. Lag. Che tu sia maledetto.